Io mi trovo a Terni, la città dell'acciaio, la città del polo chimico, una città a forte vocazione industriale dove oltre al Covid qui c'è un altro virus che fa paura, è quello della crisi. Penso a un rapporto presentato ieri dall'Istituto Ricerche Scientifiche e Sociali della CGIL, dice che nel 2020 qui hanno chiuso 320 aziende, si sono persi 6.000 posti di lavoro e il 16% delle famiglie di Terni sono scivolate al limite della soglia di povertà. Io mi trovo davanti a questa fabbrica che si chiama Treofan, che produce imballaggi per alimenti, un prodotto richiestissimo in questo momento. Qui lavorano 145 operai e con l'indotto si arriva a circa 600 persone. La chiusura di questa fabbrica potrebbe innescare un drammatico effetto domino, i posti di lavoro persi quindi potrebbero essere oltre 600, ma la situazione paradossale è che il prodotto di questa fabbrica è un prodotto richiestissimo e che nel periodo del lockdown agli operai venivano chiesti gli straordinari, venivano assunto personale a termine per stare dietro alla produzione. Poi improvvisamente la proprietà indiana dell'azienda ha deciso di chiudere. David Lulli, cosa è successo? Cosa è successo? Innanzitutto questa è un'azienda sana che fa fatturato, è un'azienda che per le produzioni che fa che non ha mai conosciuto crisi, anzi proprio qui nascono le produzioni per l'incarto degli imballaggi alimentari, quindi è un'azienda storica. Questo è un prenditore che è venuto in Italia per acquisire la Treofan, che ha due stabilimenti, uno a Terni e uno a Battipaglia. Ha dichiarato subito dopo l'acquisizione la chiusura del sito di Battipaglia e giorno dopo giorno ha iniziato a portare le proprie produzioni di Terni in altri stabilimenti in Europa, produzioni che sono nate qui, ribadisco, che sono uno strumento innovativo e di sviluppo di queste produzioni. Adesso c'è una data che fa paura, quella del 6 febbraio, quando arriveranno le lettere di licenziamento. Che prospettive ci sono? Le prospettive, i giorni passano e abbiamo necessità di risposte dal governo, perché è necessario un intervento forte, perché ribadisco, questo prenditore è venuto qua solo esclusivamente per chiudere lo stabilimento di Terni, perché è più facile far fuori un concorrente e acquistarlo piuttosto che sfidarlo nel mercato. Però qui ci sono tutte le armi possibili che il governo può applicare, ci sono i concorrenti che vogliono acquisire questa azienda, c'è il mercato, c'è il know-how che Terni ha e quindi dobbiamo lavorare per difendere queste produzioni che sono fondamentali per l'Italia, soprattutto il lockdown come hai ricordato tu. Ecco, noi facciamo un grande in bocca al lupo agli operai della Treofan e la linea può tornare allo studio.